Abbiamo il piacere di intervistare nella sua casa di Genova Sergio Porcu, preparatore dei portieri della primavera della Virtus Entella. Ma cosa più importante, portiere titolare della primavera della Samp, l'anno dello scudetto. Anche se da allora sono passati più di 20 anni ormai, il nome di Sergio è rimasto impresso non solo negli almanacchi dell'epoca, ma anche nei cuori di tanti tifosi blucerchiati. Allora, Sergio, cominciamo dall'inizio. Da dove nasce la tua passione per il calcio e in particolare per il ruolo del portiere? Beh, come tutti, nasce, o comunque come alcuni, nasce per strada, no? Io andavo a giocare con i miei amici sotto casa, ero il più piccolo del quartiere e mi rifilarono in porta. Da lì si accorsero che tutto sommato non ero male e io poi mi sono un po' così, piano piano immedesimato in questo ruolo, mi sono affezionato ed è lì è partita quella che è stata la mia attività. Mio papà mi portò all'Ampi Casassa, che era una città vicino a casa, dove avevo scuola calcio, avevo 6 anni. L'anno successivo cambiai squadra, andai al Cosmos, che era una scuola calcio che si allenava sempre lì sui campi del Livorno, e rimasi lì 3 anni, sempre in porta. Ormai era entrato dentro di me questo animale del portiere e non ho mai più pensato di cambiare, anche perché comunque mi gratificava giocare in porta. Poi quando si è bambini vuoi fare due ruoli, o vuoi fare l'attaccante che è quello che fa gol, o vuoi fare il portiere che è quello che lievita, e io volevo fare il portiere. Dicevi che dopo l'esperienza al Cosmos c'è stata la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia blucerchiata. Com'è avvenuto? È avvenuto in estate, ho partecipato a un trofeo estivo al Palazzetto dello Sport 7, lì un osservatore della Samp mi notò e in estate arrivò questa chiamata così improvvisa dalla mia società, no? Dalla mia società del cuore, e logicamente non esitai ad accettare la proposta, anche perché era un sogno che si realizzava, perché poi magari negli anni precedenti qualche partita contro la Sampdoria o contro il Genoa la facevi e guardavi sempre questi ragazzini con queste maglie così importanti e cercavi di dare il massimo, e in quel momento toccava a me andare dall'altra parte, e accettai con entusiasmo. Poi, come tu ben sai, anche la fede ha avuto un suo ruolo importante in questa scelta, e nell'83 passai al Sampdoria Club, allora era Sampdoria Club, dove cominciai tutta la trafila, negli esordienti A, esordienti B, fino poi a passare nella Sampdoria SPA all'età di 14 anni, e quindi cominciò, diciamo, il percorso un po' più vicino al calcio, un po' più importante, quindi giovanissimi, allievi, Beretti, tutta la trafila nel settore giovanile. Dopo la Beretti, la società Sampdoria mi mandò a fare un'esperienza a Santa Margherita, interregionale, e poi Avevi 17 anni, tra l'altro, eri molto giovane. sì, ero molto giovane, ma era proprio, diciamo, una politica della società, piuttosto di tenere un ragazzo che, non essendo più in leva per la categoria allievi o Beretti, piuttosto di tenerlo magari a non giocare, preferivano mandarti a fare un'esperienza già nel calcio degli adulti, e per me scelsero la Santa Margheritese, che era una buona società, Che giocava in interregionale, l'attuale Serie D. interregionale, sì, un campionato molto competitivo. Poi a 17 anni sicuramente non è facile l'approccio con gli adulti. Tra l'altro non era come adesso, che le regole impongono l'utilizzo Ah. dei giovani. Assolutamente non c'era questo. Giocavi a 17 anni perché meritavi, punto. Sì, se non stavi fuori, guardavi, non c'era altra scelta. Ecco, questa era un po' la situazione. Poi naturalmente sei tornato da Santa Margherita, eri il portiere per l'appunto, titolare della primavera della Samp, l'anno dello scudetto. In effetti tanti tifosi della Sampdoria si ricordano di te proprio per questo ruolo, no? Tanti dicono terzo portiere, tu vuoi sottolineare che in realtà non eri il terzo portiere della Samp,
mi è riaggregato. Fatto sta che tu l'anno dello scudetto eri il terzo portiere della Sampdoria, diciamolo. Era la Sampdoria di Paolo Mantovani, dei gemelli del gol, Viali e Mancini, ma soprattutto di Pagliuca e Nciari. Tu che hai avuto il privilegio di allenarti con questi due grandi portieri, cosa hai imparato da loro? Cosa sei riuscito a rubargli? Sì, non è facile rubare qualcosa a questi grandi giocatori. Di sicuro ricordo con piacere Giulio Nunciari, l'umiltà e la professionalità a cui approcciava tutti gli allenamenti. Giulio, pur sapendo di giocare poco o comunque solo per necessità, e appunto in una di queste due gare io poi feci il terzo e il secondo portiere, lui non si risparmiava mai assolutamente, e questo è una cosa che suscitava in me grande grande ammirazione. E Pagliuca, avrei voluto rubargli tante cose, ma non era così facile, no? Perché comunque Pagliuca, io credo che per anni sia stato forse il portiere più forte al mondo, o comunque quello più decisivo, perché l'anno dello scudetto ha fatto delle cose irraccontabili, forse al limite dell'umano. Beh, l'impresa di Milano con l'Inter, però tanti si ricordano anche cosa successe ai mondiali del 94, quando una sua mezza papera quasi costò un gol all'Italia e baciò il palo. È un aneddoto che si racconta tante volte. Ma vedi, la fortuna fa parte del ruolo. E del gioco. Se sei fortunato, sei anche un grande portiere. se non hai fortuna, non è, a volte è meglio essere fortunati che bravi, no? Pagliuca, diciamo che era bravo e fortunato. No, Pagliuca, logicamente, lui era un grande perfezionista, era uno che comunque negli allenamenti spingeva sempre al massimo, dava al massimo, grande personalità, perché ricordiamoci che Pagliuca comunque era molto giovane, l'anno dello scudetto, non è che era un portiere esperto con alle spalle centinaia e centinaia di partite. 23 anni. Era un portiere molto giovane e si rapportava con giocatori di livello internazionale, perché gli Hercud, il Sereso, Pellegrini, Mannini, Dossena, erano invece già giocatori che alle spalle avevano una carriera importante con partite di grandissimo livello, e quindi la personalità di Pagliuca sicuramente emerse subito. Tu hai lavorato tante volte con la prima squadra, con i portieri della prima squadra, perché? Perché Pagliuca a volte era assente per impegni nazionali, impegni vari, quindi insomma hai avuto modo di lavorare spesso con la prima squadra, e la cosa, diciamo, più curiosa e più bella di quella stagione è che tu un paio di volte sei andato in panchina, perché sono state quelle due partite nel gennaio del 1991 in cui Pagliuca non c'era, ha giocato Nunciari, quindi tu eri in panchina prima a Lecce, la Sampdoria perse quella partita 1-0 purtroppo, e anche la settimana dopo a Marassi contro la Lazio. Ecco, in quei due frangenti come eri emozionato, nervoso, le tue sensazioni durante quelle due partite? Allora, Pagliuca venne squalificato in una partita casalinga col Torino, no? Dove la Sampdoria perse 2-1 e al 90esimo Pagliuca andò, se non ricordo male, andò nell'area avversaria nel tentativo di far gol. E prese il palo. Poi successe a fine gara un po' di parapiglia, insomma, Pagliuca venne squalificato due giornate. Al che il lunedì successivo mi convocarono subito agli allenamenti con la prima squadra e mi mise a disposizione della prima squadra. È chiaro che l'emozione fu grandissima, perché comunque fino a poco tempo prima sì, mi allenavo con loro, partecipavo e diciamo che cercavo di dare il mio contributo agli allenamenti, ma da lì in poi sapevo che ci sarebbe stato bisogno anche di me per andare in panchina, e quindi non ti nascondo che l'emozione era vera. Man mano che si avvicinava il momento della partenza saliva, quindi io mi sono trovato in occasione appunto di Sampdoria a Torino, in gradinata sud con i miei amici a sgolarmi per la Sampdoria a fare il tifo. Improvvisamente mi sono trovato seduto in panchina di fianco a Mister Bosco e vicino ai miei idoli, perché poi comunque erano i miei idoli, oltre che in qualche modo compagni di squadra. Ma ricordi qualcosa in particolare di quella giornata? Parliamo della partita di Marassi, perché insomma, come mi dicevi tu, passare dalla gradinata al campo da un giorno all'altro è un bel salto. Sì, l'emozione era talmente grande che a oggi
non mi ricordo l'entrata in campo, nel senso che comunque questo stadio stracolmo, pieno di amici, i miei genitori ovviamente in tribuna, tutto quanto aveva un peso, no? Nel senso che quasi quasi ero intimorito un po' a tirare sugli occhi, a guardare, perché comunque sentivo un rumore della folla che ovviamente io non ero abituato a sentire, e questo mi metteva un po' in agitazione. E per di più poi partecipai attivamente al riscaldamento di Giulio Nucciari, perché all'epoca il preparatore dei portieri non scendeva in campo come fanno gli attuali a fare il riscaldamento, ma era il secondo portiere che partecipava al riscaldamento appunto del portiere, e di conseguenza insomma le gambe tremavano, la gamba era pesante sotto la gradinata sud, era veramente un'emozione forte. Poi i miei amici, se non ricordo male, mi fecero anche uno striscione di incoraggiamento, non so che... Cosa c'era scritto su quello striscione, te lo ricordi? Per noi ci sei solo tu, facendo la rima ovviamente con mio cognome. Fantastico! Una cosa di questo tipo. E poi alla sera tornai appunto dai miei amici, e come tutte le domeniche ci trovavamo sotto i locali della chiesa per parlare di calcio, e mi accossero da trionfatore, che di fatto io non avevo fatto nulla. E fu veramente una grande emozione, ecco. Tu eri in panchina nella trasferta di Lecce. Sì. Era il 13 gennaio del 1991. E poi a Marassi anche la settimana dopo, nel pareggio interno contro la Lazio. Com'eri? Nervoso, emozionato? Le tue sensazioni durante quei 180 minuti? Allora, a oggi non riesco a ricordarmi lo stadio, nel senso che per me fu un'emozione grandissima, anche perché due domeniche prima ero nella gradinata sud insieme ai miei amici a tifare la Samp, e improvvisamente mi sono trovato nel rettangolo di gioco. È chiaro che fu un'emozione grande entrare in questo stadio pieno di gente, con giocatori di livello internazionale sia nella Samp e sia nella Lazio, no? Perché io comunque nella Lazio la coppia di attaccanti, se non ricordo male, era Riedle e Rubens Sola. Quindi mi sembra che sia entrato in realtà in quella partita e ha segnato il gol del pareggio. Io se non ricordo, mi ricordo che ha segnato il gol del pareggio nel finale. Da qualche parte ho l'articolo con la formazione, ora poi ce vado a vedere, però comunque insomma, fu un'emozione veramente forte. In più partecipai logicamente al riscaldamento di Nucciari, perché all'epoca il preparatore dei portieri non scendeva in campo come succede adesso a fare il riscaldamento, ma era il secondo portiere che collaborava appunto col portiere per il riscaldamento, e ti assicuro che le gambe pesavano e tremavano perché comunque sotto la gradinata, ti ripeto, comunque per me era un'emozione anche particolare il fatto che io fossi sampdoriano a tutti gli effetti, in tribuna c'era mio padre a vedere la partita, quindi insomma un ricordo bello, molto bello. Però ti sentivi pronto magari per entrare al posto di Nucciari? Non te lo so dire quello, se lo speravo o se speravo il contrario. Ma tu speravi che Nucciari magari si fa... no, niente di grave ovviamente, magari un piccolo infortunio tanto per fare l'esordio? Assolutamente, durante la gara, durante il pre-gara no, diciamo che magari in settimana, sapendo che comunque dovevo andare in panchina, guardavo con interesse tutto quello che poteva accadere, come logicamente un ragazzo di 18 anni può sperare, però no, con Nucciari assolutamente mai pensare di fare una buffata a un ragazzo come... neanche piccola. Neanche troppo grande come persona, troppo grande veramente. Comunque poi quella stagione è terminata in modo trionfale per la Samp, che ha vinto lo scudetto, e diciamo che il tuo esordio tra i professionisti non è arrivato in quella stagione, sembrava solo rinviato. Però c'è stato un grave infortunio che ti ha colpito nella stagione successiva, che ha rovinato le tue aspettative iniziali e forse anche la tua carriera, forse lo possiamo dire. Ma che cosa ti è successo? E è vero che hai faticato a riprenderti da quel maledetto incidente? Allora, a fine anno arrivarono alcune richieste anche importanti per andare in una società di Serie B, però la società ritenne opportuno trattenermi, anche perché comunque io quell'anno lì in primavera feci un buon campionato, durante gli allenamenti con la squadra mi comportai bene, mm-hmm. e quindi proprio Mister Boscov decise di trattenermi
a fare ancora la primavera e di conseguenza il terzo. Scusa se ti interrompo, che rapporto avevi con Boskov? Ma il mister, ogni volta che mi presentava al campo aveva sempre una parola di incoraggiamento e soprattutto magari dopo qualche rimprovero di Vierku in modo particolare su qualche gol subito che non mancava mai, ecco, però il mister una parola di incoraggiamento l'aveva sempre. Diciamo che non ha mai, io non mi sono mai sentito sotto esame o comunque rimproverato dal mister per un errore, quello mai, anzi era più le volte che dopo un errore arrivava un incoraggiamento, quindi una buon rapporto sicuramente positiva. Ok, sì, okay. Sì, dopo sì. Le richieste dicevi vari club perché sì, poi ti hanno trattenuto la Sampdoria. Sì, comunque la Sampdoria decide di trattenermi, quindi io rimasi ancora alla primavera aggregato alla prima squadra e poi purtroppo rientrando da un allenamento ebbi questo incidente stradale che purtroppo mi obbligò a una lunga inattività. Quanto sei stato fermo? Circa 7 mesi, ma non era poi tanto la lunghezza della riabilitazione dell'infortunio quanto il tipo di infortunio, perché poi ebbe un problema appunto alla schiena e questo un po' compromise la mia stagione, la stagione in corso e anche quella successiva. E forse un po' anche la tua carriera, lo possiamo dire? O... Ma quello... Che idea ti sei fatto? Sì, è quello, cioè logicamente nel momento che un ragazzo di 19 anni, 20 anni deve spiccare il salto o comunque entrare nel mondo degli adulti e si trova penalizzato dall'infortunio, è chiaro che poi ripartire non è facile e quindi probabilmente qualcosina in più sarebbe potuto arrivare, ma quello sono cose che non si possono sapere e onestamente non mi sono mai domandato, ecco. Diciamo che poi hai recuperato come preparatore dei portieri, avremo modo di parlarne. Insomma, diciamo che il sogno di diventare un grande calciatore anche a causa della sfortuna comunque di quel maledetto incidente, diciamo che a quel punto ti sei ritrovato a spendere gli ultimi anni della tua carriera tra i dilettanti. Hai avuto giusto una fugace però una buona esperienza a Savona, no? Sì, allora praticamente è successo questo, è successo che io comunque ero vincolato alla Sampdoria e all'epoca c'era una sorta di indennizzo per poter cambiare società che era il parametro non ricordo bene da quale metodo veniva calcolato. Di fatto tu se comunque volevi, se passavi in un'altra società professionistica, questa società che ti acquisiva doveva pagare questo parametro. E lì non era facile perché comunque io arrivavo da questo infortunio piuttosto serio e non ho trovato società disposte a investire su di me. Di conseguenza per svincolarmi dovetti per forza scendere tra i dilettanti. In quel momento scelsi Savona perché era una città ambiziosa, una città che cercava di risalire appunto nel calcio professionistico e mi dava l'opportunità insomma di rimettermi in gioco. Purtroppo non andò bene, feci qualche stagione a Savona e poi da lì continuò la discesa inesorabile verso altre categorie, perché poi comunque diventa difficile ripartire e soprattutto per chi come me era abituato ad allenarsi a grandi livelli con grandi giocatori e con un grande allenatore, non ho più trovato magari forse gli stimoli o forse non ho trovato neanche la metodologia di allenamento che mi permetteva insomma di essere ancora competitivo e quindi questo è un po' quello che è successo. Però devo dire che comunque sono state anche stagioni, anche quelle, nonostante siano state stagioni travagliate, perché poi quel infortunio che ho avuto mi ha perseguitato per diverso tempo, sono state stagioni piene di soddisfazioni, che ricordo anche con piacere, realtà tipo Lavagna, Livorno, Molassana, insomma che ricordo veramente con tanto piacere. Santa Margherita, o sbaglio, hai chiuso la carriera lì, no? Santa Margherita per me è stato l'inizio e la fine, nel senso che dalla Veretti della Sampdoria passai alla San Margheritese, questo nell'89, sì, per fare esperienza. Okay. E allora il campionato si chiamava Interregionale, certo, che invece è l'attuale Serie D. Ero veramente un ragazzino, perché avevo 17 anni e non c'era come adesso il vincolo dei giovani, quindi giocavi se meritavi, se no stavi a vedere,
E poi arrivò invece l'ultimo anno nuovamente a Santa Margherita, veramente più per determinazione che non per altro, perché cercai comunque di rimanere in questo mondo in tutti i modi. Facevamo campionato di eccellenza, ultimavamo la stagione con una salvezza tranquilla, insomma, quindi fu anche quella una stagione comunque positiva, ecco. Certo, tu quindi ti sei ritirato giovanissimo, Sì. cioè per un portiere, specialmente ritirarsi a 28 anni è qualcosa di straordinario, ma dopo Sergio Porcu, cosa ha fatto? Dopo un anno così di stand-by, un po' anche perché comunque queste ultime stagioni mi avevano un po' logorato dal punto di vista psicologico soprattutto, mi è tornato l'entusiasmo del calcio e ho ripreso ad allenare in terza categoria al Toriglia con un gruppo di amici che mi ha chiesto di dare una mano. Io lì per lì ero un po' scettico, ho detto ma io sinceramente cosa vengo a farvi fare, io non sono un allenatore. E poi comunque ci ho pensato, mia moglie mi ha spinto dicendo ma dai vai ti passi il tempo, ti diverti, e ho detto vai proviamo, vediamo un po' cosa succede. E lì ho avuto la fortuna come in altri anni di trovare veramente un gruppo di ragazzi eccezionali che mi hanno accolto come il più grande degli allenatori. No? Un po' anche, come dici te, memore del fatto che mi porto dietro questa etichetta di terzo portiere dell'anno dello scudetto, ma io di fatto non ero assolutamente un allenatore, non, forse non sono nemmeno tuttora. Comunque ho iniziato questa esperienza e per 3 anni sono rimasto a Toriglia allenando la squadra, diciamo, ce n'era una sola, non so fare diversamente. E fu veramente molto molto bello, tuttora conservo molte amicizie a Toriglia, 3 anni, no? A tre Treviglia. anni, E sì. Dopo dopo? è arrivata la chiamata della Corniglianese, dove ho fatto un po' di tutto, nel senso che inizialmente la società mi ha affidato la guida tecnica della Juniors regionale e contemporaneamente allenavo anche i portieri della prima squadra. Poi ci fu anche una piccola parentesi come allenatore appunto della Cornigliese in eccellenza perché andai a sostituire Giuseppe Vecchio e non andò bene, a fine anno il mio percorso cambiò e finì al Ponte Decimo Polis, ancora una città di eccellenza, dove lì incominciai a dedicarmi solamente a quello che era poi la mia strada, no? Cioè allenare Anche la tua i specialità. portieri, è la mia specialità, sì, allenare i portieri, allenare solamente la prima squadra, insomma, ebbi una buona stagione insieme ad Alessandro Giovinazzo, che insomma, è un ragazzo che nel campo dei dilettanti è un po' un'istituzione, e poi un po' per fortuna, un po' perché comunque le voci girano una cosa all'altra, ritornò sulla mia strada la Sampdoria e la Sampdoria mi chiamò, andai in sede, nuovamente tante emozioni come nel 1983 quando fui chiamato per giocare negli esordienti, andai a parlare con il responsabile del settore giovanile che allora era Aldo Jacopetti e mi propose di entrare a far parte dello staff tecnico Della grande famiglia blu del cerchiato. settore giovanile e mi affidarono alla guida dei giovanissimi nazionali, giovanissimi regionali. Tu hai allevato qualche ragazzo che poi ha fatto strada. Sia portieri che, diciamo, calciatori che poi sono entrati a far parte della prima squadra blucerchiata, mi dicevi prima, gli Obiang, i Sì, beh, allora, Trstic, Soriano, Rizzo. sono rimasto 3 anni al settore giovanile della Sì. Sampdoria, l'ultimo anno. Mi affidarono la guida della squadra primavera, una primavera veramente molto molto importante, dove in panchina sedeva mister Aglietti, ma una formazione composta diciamo dall'attuale ossatura della Samp, con i vari Soriano, Biang, Regini, Rizzo, Cristici che a gennaio è andata a Bologna, quella veramente una grandissima squadra. Poi ricordo Mohamed Rabiu che ho visto esordire ai Ai mondiali mondiali. del Brasile, no? Quindi giocatori di grande livello e di grande avvenire.
Parliamo un attimo del ruolo del portiere. Sì. Su cosa è incentrata la tua metodologia di lavoro applicata alla preparazione e all'allenamento dei portieri? Cosa un estremo difensore soprattutto deve avere e cosa non deve avere? Allora, chiaramente il mio credo calcistico non può che seguire quello che è stato l'insegnamento di Mister Battara. Io credo che la tecnica del portiere debba essere perfetta per poter arrivare a grandi livelli, e di conseguenza nei miei 5 allenamenti settimanali dedico molto molto tempo e molto spazio a questo aspetto. Quello che deve avere un portiere, il portiere deve avere coraggio soprattutto, perché comunque è sempre il più criticato, è sempre quello maggiormente sotto pressione. Tanti portieri raccontano di essere soli, di soffrire di solitudine. Sì, tu durante la partita gli altri hanno comunque un moto perpetuo che non gli permette forse di pensare troppo a quello che sta avvenendo, e tu invece attraversi dei minuti e dei tempi dove stai già pensando, programmando l'azione successiva. Tu nella tua testa spesso e volentieri pensi: ok, se mi tirano lì faccio così. Quindi sono momenti lunghi, perché comunque 90 minuti in campo sono molto 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 lunghi. E poi un errore lo paghi caro. E spesso e volentieri non c'è modo di riparare, perché ormai quello che è stato è stato. Quindi insomma il portiere deve essere concentrato, e tra l'altro una contestazione che tanti tifosi della stampa hanno fatto a Sergio Romero, che comunque è portiere titolare della nazionale argentina, un portiere di primissimo livello, è proprio quello della concentrazione, cioè a volte è deconcentrato e prende dei gol magari evitabili. Tra Viviano e Romero, che diciamo durante la stagione si sono alternati, anche se adesso Mihajlovic ha dato la preferenza a Viviano, secondo te è stata giusta la scelta di Sinisa di puntare su Viviano? Magari è più continuo sia nelle partite importanti che meno importanti, oppure Romero andava fatto giocare titolare dal tuo punto di vista? Ma sicuramente i dati dicono che la scelta del mister è giusta, perché Viviano sta facendo un campionato di grande livello e sta portando punti importanti alla Sampdoria. Io credo che comunque anche Romero qua abbia fatto vedere solamente in parte quello che vale, perché secondo me Romero è un portiere di grande spessore, in nazionale l'ha dimostrato e l'ha dimostrato anche qua alla Sampdoria in diverse circostanze. Certo, ogni tanto ha questi passaggi a vuoto, ma io non credo che sia concentrazione, ma proprio un suo atteggiamento, forse un po' così di presunzione nel non volere dare il massimo di fronte a avversari meno blasonati. È troppo strano che questo ragazzo qua abbia fatto grandissime partite con i top club e partite magari meno importanti con squadre di bassa classifica, quindi probabilmente lui su questo deve ancora migliorare. È giovane, io credo che Romero nel proseguo della sua carriera farà ancora grandi cose. Secondo te il ruolo del portiere com'è cambiato tra ieri e oggi? Livello medio è aumentato, diminuito? Su quali aspetti magari ti concentri per migliorare le loro prestazioni? Questa è una domanda molto difficile, dico anche perché. Perché secondo me sono cambiati i materiali. Cioè io ricordo comunque, ad esempio durante gli allenamenti, che il mister ci chiedeva sempre la presa giù. E io tuttora continuo a chiedere ai miei ragazzi di lavorare molto su questo aspetto qua. C'è una differenza sostanziale tra il tiro degli anni 90 e il tiro degli anni 2000, nel senso prima una palla mediamente viaggiava a 70-80 all'ora, adesso anche uno che calcia non benissimo ti scaraventa in porta una saetta, e quindi andare a bloccare questa palla diventa difficile. Mm-hmm. Quindi il portiere non è cambiato dal punto di vista tecnico, o è più forte prima, è più forte adesso, no, sono cambiate le velocità, e di conseguenza è cambiato l'atleta, non la tecnica. Forse adesso deve essere più reattivo magari, più esplosivo per arrivare sul pallone. Deve essere più esplosivo, deve essere più alto, deve essere più veloce. Io quando iniziai a giocare i miei
punti di riferimento erano i grandi voli di Castellini con le prese all'incrocio, i Terragno, i Tancredi, tutti i portieri, ma io non credo sopra il 1,80 m assolutamente. Ora sotto il 1,87 m non sei preso neanche in considerazione, ma non perché sei scarso, ma proprio perché comunque è un limite che ti impedisce di arrivare su determinate conclusioni che hanno una velocità pazzesca. Io quando giocavo, che avevo già un calcio discreto, un rinvio medio dal fondo, superavo la metà campo di 7-8 metri, e adesso che ho 43 anni e sicuramente ho meno forza di allora, tranquillamente durante l'allenamento calcio una palla oltre 50 metri. Quindi i materiali è chiaro che incidono tanto. Dopo un periodo di leggero declino, la scuola italiana dei portieri ha sfornato alcuni talenti che sono sbocciati, stanno per sbocciare. Insomma, i nomi che mi vengono in mente sono Leali, Bardi, Sportiello, Scuffè, che vabbè adesso non gioca, però è giovanissimo, molto promettente. Secondo te chi di loro è destinato a prendere il posto di Buffon, oppure hai qualche altro nome, qualche altro portiere giovane italiano che ti ha impressionato? Allora, non sono molto d'accordo sul leggero declino della scuola dei portieri italiani. Però tanti portieri stranieri sono arrivati in Italia nei primi anni 2000. Tanti portieri stranieri che hanno imparato qua. Quindi, allora, se parliamo di ragazzi di nazionalità italiana, ti posso dire che effettivamente dopo qualche anno, adesso incomincia a rivedersi qualche portiere importante, ma per un po' di anni fa effettivamente non c'è stato più una valida alternativa a Buffon, che comunque rimane il numero uno o comunque tra i migliori al mondo. Però le nuove regole hanno fatto sì che arrivassero tanti portieri stranieri che sono diventati bravi qua, perché Giulio Cesar, che comunque è un altro portiere di grande, è stato un portiere di grande livello, è diventato il portiere nazionale brasiliana nel momento che lui è diventato anche portiere dell'Inter. Andanovic è anni che è qua, quindi non è che la scuola italiana ha attraversato un momento negativo, è che le regole hanno fatto sì che in Italia arrivassero tanti portieri stranieri e di conseguenza si desse loro l'opportunità di crescere con la scuola italiana. Adesso, dopo un certo periodo, ci sono giovani leve tipo Perinca 92, Leali con 93, ma ci sono anche altri portieri magari in serie minori di veramente di grande livello che andranno sicuramente a sostituire nel migliore dei modi Buffon. Prima o poi si ritirerà. Prima o poi, io spero il poi, no? Perché comunque sono convinto che Buffon abbia ancora qualcosa da dare. Beh, ricordiamoci Dino Zoff, che comunque si è ritirato a 41 anni. Sì, sì. Buffon ne ha 37, teoricamente, potrebbe andare avanti. Ne ha 37, potrebbe andare avanti ancora per un po', gioca in una grande squadra, e quindi io credo che Buffon per qualche anno difende ancora la porta della Juventus e della nazionale. Chiudiamo con la più classica delle domande: dove ti vedi tra 10 anni? Cioè, sempre a fare il preparatore dei portieri, che è un ruolo in cui ormai ti sei molto specializzato, magari sogni di tornare ad allenare qualche squadra tra i dilettanti come facevi qualche anno fa? 10 anni, io spero ancora di essere un allenatore dei portieri. Poi dove sarò è difficile dirlo. Attualmente lavoro con la Virtus Entella, che è una società che mi dà tanto sotto tutti i punti di vista, che mi gratifica e mi fa lavorare con ragazzi di grande qualità. Poi non è detto che nel momento che il fisico mi chiederà di fare qualcosa di diverso, mi rimetta in gioco come ho fatto da qualche anno fa, mi rimetta in gioco e riparta magari dei dilettanti senza nessuna preclusione, ma sempre con lo stesso entusiasmo come ho sempre fatto, perché poi quello è quello che è la base che ti spinge. Non è la società, non è il professionista, non è il dilettante, tutti quelli che vanno al campo devono andare al campo con il massimo entusiasmo per questo sport che è meraviglioso. Per il resto vedremo. Magari di nuovo alla Samp? Perché no? Non si sa mai, no? La Samp è comunque è stata una parentesi della mia vita lunghissima,
Per me, insomma, sarebbe un grande piacere, però in questo momento devo dire che Rentella non è seconda a nessuno. Grazie. Allora Sergio, qui su questo tavolino abbiamo alcuni cimeli che si riferiscono alla tua esperienza in maglia blu cerchiata e non solo, perché vedo anche una maglia dell'Entella di cui naturalmente mi dovrai parlare. Da che cosa cominciamo? Che cosa vuoi farmi vedere? Allora, queste sono le maglie che io ritengo più importanti per me. No, sono quelle che comunque hanno i ricordi più belli e quelle che hanno un po' segnato tutta la mia attività. Logicamente questa è quella che mi ha dato un'emozione più forte di tutti, che è il mio esordio in azzurro con la nazionale Under 16, allenata all'epoca da Nicolai. Eravamo in un torneo ad Algarve in Portogallo, giocavamo contro la Germania, facciamo 0-0. E fece anche una buona prestazione, quindi questa è la mia prima maglia azzurra. La maglia della Samp, beh, questa è la pelle, questa ce l'ho sulla pelle, no? Nel senso, questa ce l'ho sulla pelle dall'83. Qua vedo, scusa, anche degli autografi tra l'altro. Qui sono, sì, l'ultima stagione che ho allenato la primavera della Sampdoria, sì. Sono i miei tre portieri. Che sarebbero? Vediamo un attimo. Allora, questo chi è? Questo è Dejan Bregasi, sì. Un ragazzo albanese che attualmente sta giocando negli Stati Uniti, sì. Davide Negretti, figlio d'arte, uh-huh. E Marco qua? Costantino sta giocando attualmente alla Torres in Lega Pro, uh-huh. E quindi diciamo... 8 anni da giocatore più 3 da allenatore, insomma, sono un lasso di tempo importante. La Sampdoria ha segnato la tua carriera, sia da giocatore che poi, come ci hai raccontato, da allenatore, da preparatore dei portieri. Poi qua, vabbè, abbiamo riesumato un almanacco illustrato del calcio, come possiamo vedere in copertina ci sono i gemelli del gol, Viali e Mancini. E tra l'altro adesso dovremmo ripescare la pagina, è una cosa forse un po' complicata, ma forse ci arriviamo. Allora, questa è la pagina della Sampdoria e qua c'è anche non soltanto la rosa della prima squadra, ovviamente con i giocatori che tutti i tifosi della Samp si ricordano, ma qua c'è anche la rosa della squadra primavera e qui vediamo naturalmente anche il nome di Sergio, solo che qua c'è scritto Sergio Porcu con l'accento sulla U, ma come mi raccontavi è un errore, sì, è un errore che mi porto dietro da bambino, nel senso, perché comunque il mio cognome è Porcu senza uh-huh. accento, uh-huh. ma per tutti, per molti, diciamo così, sono sempre stato chiamato Porcu, io un po' per timidezza, un po' per altro non ho mai voluto approfondire questo discorso, va bene, Sergio Porcu, sono sempre io comunque. Purtroppo nell'almanacco non c'è una tua foto, però abbiamo trovato una tua vecchia foto in realtà dicelo tu. Un guerriero sportivo di settembre, edizione settembre 1990. Sì, settembre-ottobre 1990 era il numero del guerriero sportivo di presentazione delle rose era il numero della Serie A, di, esattamente, presentavano le rose. E, allora, qua vediamo, e naturalmente vediamo. Paolo Mantovani, la foto del presidente, tutto l'organigramma. Qua abbiamo la rosa della prima squadra e vediamo anche il nome di Sergio, ovviamente, 23 marzo 1972, purtroppo nessuna presenza. Ma questa comunque era ancora prima del campionato. Infatti, quindi non potevi avere una presenza. Non potevo comunque avere una presenza, anche quindi... perché io l'anno precedente a questo, sì. Appunto, era Santa Margherita. Ok. Qua abbiamo le foto bellissime di tutti i protagonisti di quella straordinaria cavalcata. E scorrendo un po' le foto arriviamo all'ultima fila e qua vediamo una foto che è quella proprio di Sergio coi capelli, lo possiamo dire? Coi capelli. 18 anni, avevo un grande ciuffo. Qua vicino Umberto Calcagno che è l'attuale avvocato dell'associazione calciatori, Giovanni Invernizzi, mm-hmm. che è il responsabile del settore giovanile, sì. E ancora più di fianco Luca Vialli, che è il bomber per eccellenza della Samp e dello Scudetto. Beh, bella soddisfazione, insomma, sei vicino a Umberto, ma quasi vicino, diciamo, a Vialli, a sinistra Invernizzi. Invernizzi, che è attualmente, un attimo. Attualmente è responsabile del settore giovanile. Certo, certo. Hai qualche altro cimelio da mostrarci? Perché lì c'è un ricordo, no, di una... Sì, allora, questa... Vediamolo un attimo, se vuoi...
Sì, questa è una targa che la società consegnò a tutto lo staff del settore giovanile, sì, in occasione della vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia per la squadra primavera nella stagione 2007-2008. Eccola qua, sì. E, un ricordo molto molto bello. Sì. E poi io vedo lì scritto premio Varese, Oscar del Calcio 1990, ma cos'è, sì, cos'è successo? Nel 1990, appunto, l'anno nell'89, l'anno che giocai nella San Margheritese, fui convocato per la nazionale dilettanti, sì, allora allenata da Aldo Bette, sì, e fui l'unico giocatore che collezionò tutte e 11 le presenze, tutte nelle 11 partite appunto della nazionale dilettanti, e quindi venni premiato da questo comitato, sì, con l'Oscar del Calcio. Tra l'altro tra i premiati vedo Sandro Ciotti, sì, un premio... Arrigo Sacchi, sì, sì, Massimo Moratti, Paolo Casarini, Franco Baresi, un premio, un certo Franco Baresi, sì, un premio piuttosto importante, certo, che conservo. Eccolo qua. Eccolo qua, che conservo con grande, grande gioia. Grande gioia. Sì. E poi, forse qua vedo qualcos'altro. Qui ci sono dei vecchi ritagli di, sì, giornale. Sì, qua abbiamo dei vecchi ritagli di giornale e vabbè, ci sono appunto alcune formazioni, sì, con le varie nazionali, però volevo appunto farti vedere... C'è un ritaglio che conservi. Volevo farti vedere queste che sono... particolare cura. Nel 91 comincia male ed sono le partite a cui facevamo riferimento. Beh, diciamo che questi titoli hanno portato bene, però. Sì, eh? Sì, 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 logicamente. Ecco qua Pagliuca squalificato. Pagliuca squalificato. Quella partita col Torino, sì, giusto. Qua il Bacicevo cerchiato, eccolo qua. Poi ho questo. Sì. Come si chiamano? Un telegramma, sì, che mi inviò il Sampdoria Club Molassana, sì, in occasione della mia convocazione. Auguri per il tuo debutto in Serie A, Sampdoria Club Molassana. Ma perché ne facevi parte? Cioè, eri iscritto o eri amico di... No, non ero iscritto direttamente, ma io abitavo a Molassana, ero un ragazzo che passavo comunque al club, ci passavo diverse ore, no? Conoscevano, e quindi mi conoscevano, certo, e mi mandarono questo telegramma che conservo e ricordo gelosamente certo, con grande e poi altri ritagli, ad esempio, vediamo qui in occasione di un derby. Vediamo un po', porcù. Infatti porco di nuovo con l'accento sulla U, in realtà è porco, ripetiamolo, potrebbe essere l'uomo nuovo della panchina se Nucciari non ce la fa. Ieri i titolari lo hanno bombardato, cioè? Ma si avvicinava un derby, sì, e Giulio aveva un po' di mal di schiena, io, sì, appunto mi allenavo con loro, e c'era la possibilità di andare in panchina in questa occasione, che sarebbe stato veramente la ciliegina sulla, sì, torta per me, no? Andare in panchina, sì, e poi invece Giulio fortunatamente si riprese, andò lui, nel senso, però comunque io partecipai in qualche modo a, mi pare un pareggio, mi sono pareggiato per quella partita, non ricordo bene, sono passati tanti anni. Bei ricordi, sì. Bei ricordi, ma c'è ancora un futuro, insomma, da costruire. Chi lo sa che non ritornerà a far parte della grande famiglia. È appena iniziato un nuovo percorso. Grazie. Sì, ci siamo dimenticati un Cimelio che magari è più legato, ecco, all'attualità, al presente, sì, no? Che al passato. Tra le magliette più importanti, appunto, della mia attività, c'è sicuramente quella dell'Entella, che è la mia squadra attuale, una società veramente che sta facendo un grande lavoro sotto tutti i punti di vista, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile. Ma questa maglia, scusa se ti interrompo, è di qualche ragazzo che te l'ha regalata? In particolar modo questa maglia è di Ayub, che, sì, proprio questa settimana è stato convocato per la nazionale olimpica tunisina. Ed è un ragazzo su cui, insomma, puntiamo e punto parecchio. Certo, insomma, anche un riconoscimento per il tuo lavoro, la tua professionalità messa, sì, a disposizione, sì, del, sì, ragazzo. Sì, sì, però insomma, un ragazzo interessante, ha parecchie qualità che speriamo possa... A stoffa, beh, con, sì, un preparatore dei portieri così, sì, obiettivamente, era inevitabile. Speriamo per lui.